Salve a tutti amici di YouTube, io sono WD e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi vi do un fantastico benvenuto in questo nuovo primo episodio di questa nuova serie che ho intenzione di portare. Sarà una normalissima sopravvivenza di Minecraft, anche se tanto normale non sarà. Siamo in 1.8 ragazzi e faccio questa serie, oserei dire miniserie, perché non so quanti episodi farò. La faccio semplicemente per aspettare l'uscita della 1.9, anche se poi magari se piace la continuo anche dopo la 1, insomma anche dopo che inizio una normale survival in 1.9. Questo dipende insomma da voi. E insomma così voglio fare questa miniserie così per just for fun, insomma per divertirsi un pochino tutti insieme. E niente, sarà come ho già detto una normale survival. Come potete vedere abbiamo questi biomi stranissimi perché siamo in un tipo di mondo amplificato ragazzi. E so ragazzi che non piace a tutti. Ora intanto prendo la legna, così vi spiego piano piano intanto che prendo le cosette. Non piace a tutti il tipo di mondo amplificato ragazzi, e io voglio avere l'obiettivo, mi sono prefisso l'obiettivo di riuscire a farvela piacere almeno un pochino. Quindi ragazzi, aspettate prima di fanculizzare la serie, perché vi assicuro che vi farò piacere questa sera almeno un pochino. Soprattutto perché ragazzi ho messo una shader fantastica. Guardate che effetti di luce, madonna, proprio fantastici questi. Questa shader uso per la cronaca. Questa shader qui, così non me lo chiedete nei commenti, è la Chocapic V5 Extreme. È quella che mi piace un pochino di più per adesso ed è fantastica. Allora io teoricamente ho messo anche il baule bonus, perché essendo un tipo di mondo amplificato me lo so scelto in creativa, ragazzi. Adesso vi porto anche dove voglio costruire, perché è un posto bellissimo, è un posto meraviglioso. Devo trovare il cacchio di baule bonus ragazzi, perché teoricamente io sto a prendere la legna qua, però magari abbiamo anche già qualcosa di utile. Allora forse è spawnato qua sotto, perché infatti prima vedevo, infatti è lì, prima vedevo una cosetta, solo che ahia mannaggia. Oh, allora abbiamo già un bel piccone di pietra, fantastico, e roba random che ci servirà, insomma, più o meno, dai, più o meno. Tra l'altro, ragazzetti, io non so nemmeno come chiamarla questa serie, quindi, insomma, io adesso magari nel primo episodio ci piazzo un nome, quello che vedrete adesso, così a random, che magari mentre editavo mi è piaciuto. Io non so ancora, ora che sto registrando, non so come chiamarla questa serie. Però, se vi viene in mente qualcosa di figo, scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché è una cosa importante. Scrivetemelo, perché mi farebbe molto piacere sapere come chiamare questa serie, questa miniserie. Allora, siamo vicini. Guardate tra l'altro quanto è figo il mondo, è magnifico. Qui c'è queste cascate di lava, sono bellissime, sono veramente bellissime. E ragazzi, ho intenzione di andare a costruire lì, perché questo mondo l'avevo già visto in creativa. Là ci sono anche delle pecore, le andiamo a prendere subito. Vorrei costruirmi una casa lassù in cima. Ovviamente prima di arrivare lassù in cima ci costruiremo qualcosa tipo lì a terra, insomma cose del genere. Ora ci andiamo subito e si guarda un po' cosa combinare. Allora qui c'è questa provvidenziale cascata d'acqua che arriva da lì. Quanto adoro questi effetti di luce degli shader, sono fantastici. Merda, carbone, carbone, fermi tutti. Ok, allora prendiamoci questo carbone. Vediamo se... ok, prende tranquillamente, non lagga più perché ora ho sistemato. Abbiamo già carbone, fantastico. E poi quelle pecore lì ragazzi sono veramente provvidenziali anche loro, perché cioè dai ragazzi, le pecore subito così sono difficilissimo da trovare, insomma difficile che subito la prima. Allora tu muori malamente proprio. Ok, ora ci dà anche la carne, perché sì è vero, perché sono nella 1.8.8 mi pare. Non lo so nemmeno io teoricamente, però mi servono almeno, dai dammi almeno 3 pezzi per farmi il lettino e poi vi lascio in pace. Infatti tanto ce ne sono un casino qua e ci servono anche per il mangiare, quindi ce le farmiamo proprio. Dopo, ora devo cercare anche qualche semino, ma lo faccio ovviamente senza farvelo vedere, sennò vi rompete i coglioni. Allora ragazzi, io veramente me lo sono visto in creativa questa cosa qui, perché insomma ho preferito scegliermi il mondo in amplificato, perché altrimenti se veniva troppo complesso e mi veniva anche difficile fare la sopravvivenza, quindi ho preferito qualcosa di più studiato. E vi porto qui ragazzi, al di là del fatto che ci sono un casino di pecore, vi voglio far vedere solo da qui il panorama che si vede solo da qui in terra. Adesso salgo un attimo perché avevo proprio scelto questo punto qua. Allora io ho intenzione di farmi la prima casetta qua sotto e poi di arrivare lassù in cima e farmi proprio una casona lassù in cima, proprio
Guardate un po', cioè guardate che panorama. Qui siamo sul mare aperto. È bellissimo. Guardate che panorama. Cioè è fantastico. Ora voi immaginatevi un ponte enorme che da qui si collega lì, dove là ci saranno tutte le farmine, tutti gli animali, con tutte le cosette per prendere da mangiare, e qui la nostra casa. Che adesso sarà ovviamente provvisoria, poi sarà l'ingresso per arrivare, poi ovviamente voglio fare una scala fuori perché è più figa, per arrivare in cima. Cioè è fantastico, e solo da qui c'è questo panorama, quindi immaginatevi lassù in cima che cosa ci dovrebbe essere. Ora, se non vado errazio, qua dietro ci dovrebbe essere una bella cavernina. Vediamo, infatti c'è la cavernina perché ragazzi, io me lo sono visto in creativa, ovviamente ve lo ripeto perché voglio essere corretto. Però non l'ho esplorata perché qui dentro io vedo che è abbastanza lunga. Ora spero che con la shader si veda bene. Perché, no, ok, magari tutte no. Perché magari si sbica. Ah, adesso con questa shader qui, se abbiamo le torce in mano, ci illumina automaticamente la strada. Cioè, ditemi se non è una cosa favolosa questa. Allora, là vedo già un creeper. È bellissima questa caverna, ragazzi. Io spero che continui ancora per molto, perché se abbiamo la caverna sotto casa, cioè siamo a cavallo proprio, cioè, ma a bestia proprio. Ammazziamo questo. Vabbè, esplodi tanto. Chi se ne frega. Ecco, adesso c'è pure quell'altro idiota. Sono stato un po' un coglione entrare qui senza farmi preventivamente una spadina o un qualsiasi cosa che potesse difendermi. Comunque sì, è una bella caverna, ragazzi. Veramente una bella caverna. Adesso sapete che faccio? Mi prendo un po' di roccia qui, random, col dovuto taglio, e iniziamo a farci un piccolo Allora, mi rifugio. sono Mi preso sono preso 46 pezzi di pietrisco, che teoricamente per adesso dovrebbero bastare. Ovviamente prima che fa buio, poi mi devo fare anche il lettuccio e cazzi vari. Guardate quante. No, no, dai, ragazzi, no. Io guardate che cosa meravigliosa. Cioè, il riflesso che entra nella caverna è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Io non so se da YouTuber rende l'idea, ma è qualcosa di favoloso, è veramente qualcosa di favoloso. Io adorerò alla follia questa serie perché veramente è magnifico, è magnifico. Allora, io qua voglio farmi una sottospecie di rifugietto, però vorrei prendere anche della sabbia, magari la facciamo dopo. Allora, piazziamoci subito una bella crafting. Facciamo così, tipo di questo tipo. E intanto che facciamo questi, che passiamo questi ultimi attimi, insomma, di questo video, di questo primo episodio, ci tengo a dirvi che mi piacerebbe fare qualche episodio della serie in live, perché come ho già annunciato nello speciale dei 700 iscritti, ho intenzione di fare delle live e niente, mi piacerebbe tanto. Mi piacerebbe tanto farla in live, veramente. Allora, facciamo così, tanto ancora il cibo di cibo ne abbiamo. Allora, facciamo una cosa a cazzo, ma qui ci voglio fare. Adesso chiudiamo un attimo così, ci voglio fare una bella vetrata, ovviamente, magari arriviamo fino a qui. Qui possiamo tipo. No, vabbè, allora aspettate un attimo, perché sta facendo buio tipo a bestia. E magari conviene. Dai, mettilo, mettilo. Madonna. Ok, dai. Ok, ce la puoi fare, ok. E voglio fare una cosa di questo tipo. Facciamo tipo. No, il tramonto è bellissimo. Cioè, dai, ragazzi, è bellissimo. Io questa serie la farei solamente per vedere tramonti e cazzi Serve vari. il Letto, ragazzi, è tardi. Ci serve il letto. Qua ci perculano in ogni modo. Ci serve il letto. Vai, bella, bella, dormiamo. E, tra l'altro, ragazzi, non ho nemmeno la possibilità di usare i trucchi. Quindi, teoricamente, cioè, se ci va a puttane qualcosa, non posso. Cioè, nel senso. E poi non posso givarmi la roba, così siete contenti e via. Allora, io vorrei fare una cosa di questo tipo. Qui magari chiudiamo, tipo, in questo modo. Ovviamente è tutto provvisorio, raga. E ora non state a fissarvi un attimo, perché voglio fare giusto per chiudere, per stare tranquillo, diciamo. In questo modo. Cacchio, ho già finito la pietra. Quasi quasi qua faccio un altro taglietto e vado a prendere anche qualcosa per anche un po' di sabbia per fare le vetrate, insomma. Dunque, ci serve del carbone, ragazzi. Così ho fatto già una fornacina per recuperare il cibo delle pecore. Quello sarà anche un bel problema. Magari off camera mi faccio anche qualche farmina di grano. Mi vado a cercare un po' di semini, mi faccio un po' la farmina di grano. Riprendiamoci questo carbone, che sì, sono 7.
possono bastare. E vediamo un attimo anche come sta avvenendo, tipo la piccola bozza della mini casa. Qui tutto vetrata, ragazzi, perché è uno spreco chiudere il muro, cioè qui ci viene tutta vetrata assolutamente, giusto per sopravvivere alla notte. Allora lì manca un blocchettino, mettiamolo qui. Qui ha finito di cuocere, mettiamo a cuocere tipo, no, oddio, fermi tutti, tutta la sabbia, no, tipo così 18 pezzi, ci facciamo i pannelli e poi chiudiamo tutto per benino, tipo anche qua va chiuso. Devo farmi anche tipo gli attrezzi nuovi. No, 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 aia, fermi, muori, muori, ok, morto. Oh ragazzi, qua si inizia subito a lottare, proprio non ci si risparmia in questa serie. Ok, allora ragazzi, abbiamo 48 pannelli di vetro che a regola dovrebbero bastare per fare giusto la vetrata qui. Ragazzi, tra l'altro in una mia serie di Minecraft non ho mai fatto nel primo episodio già così tanta roba. Cioè proprio questa serie è proprio precoce, un casino. E ragazzi dai, sono molto molto gasato da questa cosa. Voglio sapere che cosa ne pensate nei commenti di questa nuova serie. Io la trovo fantastica, un ottimo passatempo anche magari da fare in live la sera per aspettare tutti insieme la 1.9. E sarà una cosa fantastica, ragazzi. Dio, quant'è figa! Quant'è figa la nostra vetrata! No, ragazzi, è magnifica. Ovviamente la faccio anche di lanza, ma c'ho da finirla tutta la casa. Ma per adesso, ok, da fuori è una merda, nel senso, ora ovviamente mi servono materiali, io ci mi devo sistemare, insomma, nel prossimo episodio vediamo già tutto come viene. Però da dentro è magnifica. Io ragazzi, detto questo, guardate quanta roccia c'è qui. Vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Qui ovviamente ho scavato tutto, ci farò tutta la camerina per benino, guardate quanto è figo. E ci vediamo nel prossimo episodio, mi raccomando consigliate il canale, la serie ai vostri amici, ditemi qui sotto come chiamare soprattutto la serie. E se volete essere salutati ragazzi come ho fatto nelle altre serie, basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti e vi saluto nel prossimo episodio tranquillamente al 100%. Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, da doppia D è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!